esatto, adesso. Sì, sono Michele Frisciani, appunto, come ha detto Paolo, siamo visti a gennaio per una breve introduzione a Gardi e al nostro chatbot. Questa sera faremo un approfondimento, soprattutto vi parlerò sì di chatbot ovviamente, ma anche di IoT, Internet of Things, delle cose, chiamateli come volete, e di come può esserci un interessante connubio tra le due tecnologie. Breve presentazione, sono il founder di Insight Sensor e come appunto abbiamo detto stiamo sviluppando il giardiniere virtuale Gardi e un sensore IoT per rilevare i dati delle piante. Ma iniziamo subito con l'IoT. Perché è importante, vorrei parlarvene? Qui ho messo dei numeri. Business Insider prevede che la spesa per l'IoT arriverà a 6 trilioni entro il 2021. Sono numeri, 6 miliardi di miliardi per l'appunto, numeri interessanti che fanno pensare che quindi questo è un mondo da non sottovalutare, da non prendere poco in considerazione, ma bensì che avrà uno sviluppo molto molto ampio nei prossimi anni, ma 3 anni, il 2021 è praticamente arrivato, la cifra è più o meno veritiera, non lo so, il fatto che chiunque parla di cifre altissime e fa previsioni di uno sviluppo davvero importante per il mondo IoT, proprio perché il numero di sensori, e lo vediamo da questa slide, crescerà in numero davvero considerevole. Nei prossimi praticamente 2 o 3 anni i 10 miliardi di sensori che adesso abbiamo nel mondo, quindi mediamente 1 o 2 a persona, arriveranno addirittura a 8 sensori a persona, quindi avremo sui 50 miliardi di dispositivi IoT nel mondo, quindi è un balzo davvero notevole. E pensare che non si tratta solo di dispositivi, sì, consumer electronics, come vediamo qui in basso, che è quello che la fa da padrone, che sicuramente ingloberà il maggior numero di investimenti e quindi venderà il maggior numero di pezzi nel mondo, ma non dobbiamo mai dimenticare il mondo dell'automotive. Chi non pensa al momento all'auto che si guida da sola e quindi agli auto guida attorno, a tutto il mondo dei sensori che ci gira attorno, eccetera eccetera, nel bene e nel male, come è successo ultimamente. Importante però nel bene sicuramente è il mondo dell'healthcare, quindi avremo tutta una serie di sensori per la salute della persona, e quindi questo sì che è un ambito che non ha, è abbastanza a prova di bomba, il mondo automotive è molto discusso, quello dell'healthcare invece è proprio importante, e quello dell'utilities che avrà quindi una serie di investimenti e porterà su questo numero di dispositivi nel brevissimo tempo. Cos'è poi che ci fa pensare che l'IoT sarà utile per il chatbot e viceversa? Il fatto che il mobile first, ossia il paradigma che gestisce i dispositivi IoT fino adesso utilizzato, ossia noi possiamo gestire i dispositivi IoT con un'app sul telefono, ma con anche dei dashboard sul portatile, quindi vedere tutta una serie di informazioni, cruscotti, grafici, eccetera eccetera. Questo paradigma, che vede l'insieme di portatile e cellulare, piano piano sta diventando mobile only, e quindi avremo praticamente i nostri dispositivi solamente su smartphone e praticamente quindi su app, fino a quello che succede praticamente adesso. Chiunque compra un dispositivo IoT e vuole controllarlo, installa la sua applicazioncina nel telefono e controlla i dati che riceve, quindi che temperatura fa a casa, qual è l'umidità di casa, eccetera eccetera eccetera. L'ultima cosa che ho comprato, per esempio, il dimenticatore IoT, mi sono dovuto installare la mia applicazioncina, controllo qual è l'umidità a casa e se voglio accendo o spengo il dimenticatore. Questo è quello che succede, però questo è un passaggio importante perché il mobile only è quello che, diciamo, il terreno fertile del chatbot. Quindi se l'utente deve stare attaccato al telefono per controllare il proprio dispositivo, è interessante il fatto che perché non un chatbot al posto dell'app, e lo vedremo quindi poi avanti. Per supportare però questa crescita, ok, servono quindi investimenti, bisogna vendere tutti i pezzi che abbiamo visto, eccetera eccetera, però servono infrastrutture, servono reti, servono quindi che ci sia qualcosa di più oltre alla linea telefonica cellulare che conosciamo, per far sì che questi dati vengano inviati in maniera dedicata solo per l'IoT. Che
se ne sta occupando al momento è Sigfox, ad esempio, che sta creando una rete dedicata esclusivamente ai dispositivi IoT per inviare messaggi, quindi piccoli pacchetti di dati inviati su questa rete solo ed esclusivamente per dispositivi IoT. Quindi questa rete sta nascendo a livello mondiale, addirittura adesso siamo a 45 paesi nel mondo, 803 milioni di persone coperte più o meno, con una superficie di 308 milioni di chilometri quadrati. Sono numeri abbastanza importanti se pensiamo che l'obiettivo di questa azienda è coprire 60 paesi e un miliardo di persone entro l'anno. Quindi gli investimenti ci sono, le opportunità ci sono, ma soprattutto c'è anche un'infrastruttura, c'è un mondo che si sta muovendo per far sì che questi dispositivi abbiano terreno fertile, non interferiscano con i telefoni e ci sia quindi la possibilità di inviare anche a costi bassi su reti dedicate piccoli pacchetti di dati senza i soliti abbonamenti telefonici, per dire. Ma se torniamo ai nostri amici chatbot e facciamo un attimo un passo indietro, diciamo, ma perché i chatbot dovrebbero allo stato attuale essere la scelta giusta per i dispositivi IoT? Perché non le solite app? Eppure i chatbot, vediamo con questo meme di South Park, hanno dei problemi. La maggior parte dei chatbot, ad esempio, basta chiedergli il nome, come ti chiami, e crasha. Quindi non è il massimo della vita. Io sulla destra ho messo un semplice screenshot, questo, dove un chatbot di una multinazionale, quindi un'azienda grandissima che ha pubblicizzato e ha messo a disposizione dei propri clienti un chatbot, ha questa esperienza d'uso. Io ho chiesto come ti chiami e lui mi risponde: rispondere a questa domanda non è così semplice per me. Che mi sento un po' smarrito e dico help. E lui mi risponde: forse non ho capito bene, prova a riformulare la domanda fornendo maggiori dettagli. Non avevo chiesto nulla, comunque vado avanti. Spinto da un senso d'amicizia gli dico: ciao Leo, che è il suo nome. E lui mi fa: mi spiace, sto ancora imparando e non ho trovato i risultati per la tua domanda. E mi dice: contatta un agente. È ovvio che con queste premesse, diciamo, siamo ancora lontani forse a risolvere tutti i problemi. Forse il chatbot non è la soluzione giusta. Questo è tutto da dimostrare. È ovvio che non tutti i chatbot sono così evoluti ed è ovvio anche che esperienze del genere per la maggioranza delle persone, ad eccezione credo di noi che siamo appassionati, esperti del settore, sarebbe una mazzata, quindi un tracollo della fiducia verso queste nuove tecnologie. Quindi difficilmente chi non è avvezzo al mestiere avrebbe voglia di tentare un nuovo approccio con i chatbot. Però c'è un altro problema, ad esempio, stiamo parlando di conversazioni, interazioni, però il dottor Male ci ricorda una cosa: i chatbot attuali sono pieni di bottoni su bottoni su bottoni e definirla esperienza conversazionale è un po' azzardato. Certo, al momento ricordiamo che i chatbot su Messenger sono arrivati da un anno e mezzo, quasi due, e quindi sono tecnologie neonate, questo va detto, e istradare la conversazione con bottoni, quindi far capire qual è l'albero che l'utente, che diciamo l'ingegnere ha creato per far sì che l'utente arrivi a destinazione, è spesso necessario anche se non ottimale. Però ovviamente questo è un ennesimo scoglio che i chatbot dovrebbero superare e che al momento non sempre sono pronti a risolvere. C'è un però, questo è il primo. Sembra tutto molto acerbo, tutto molto sbagliato ancora, è poco quindi utile. Però se vediamo quali sono i finanziamenti alle start-up che trattano solo chatbot, vediamo che la crescita è evidente e quindi c'è una grossa fiducia su questo versante. Molti di voi li conosceranno Punch, che è forse uno dei più famosi a livello mondiale, che tratta un argomento molto molto, diciamo, semplice, ossia il meteo, forse molti di voi l'avranno già sicuramente usato. Se pensate che questo chatbot ha ricevuto come finanziamento 4,4 milioni di dollari, diciamo, qualcuno si farà delle domande e può dire: ah, ma allora c'è fiducia, c'è voglia di superare i problemi che abbiamo appena visto e quindi ci sono delle potenzialità per far molto, ma molto, ma molto di più. Addirittura qui, andando avanti, poi la linea si arriva che a startup che hanno ricevuto sopra i 10 milioni di dollari, quindi questa non è neanche la più
è anche la più, diciamo, importante da quel punto di vista. Quindi non è tutto da buttare, assolutamente. E questo ci fa pensare una cosa. Può scattare una scintilla. Il chatbot, noi lo vediamo qui, sempre a braccetto con il Customer Relationship Management. Quindi il chatbot che diventa il tuo avatar dell'azienda, che diventa il tuo servizio clienti, che si smazza le FAQ, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre attorno al tuo nucleo aziendale. Ovviamente no, non fa solo questo nel mondo, però il 99% serve per fare qualcosa del genere. Secondo noi forse è ora che si giri e veda anche che c'è un altro mondo. Non un'altra ragazza, perché il chatbot è tranquillo, no? Non le guarda, però può fare due cose insieme. Questo ragazzo è bene che si giri, mentre il chatbot invece non è obbligato ad essere monogamo, ma può tranquillamente farsi sia l'uno che l'altro e quindi avere uno scopo diverso. Sostituire quello che sono le app? Secondo noi sì. Perché diciamo sì? Perché qui vedete il primo prototipo di Garden Sensor, quello che abbiamo realizzato per rilevare i dati delle piante. Qual è lo scopo differente che noi pensiamo? È dare un'anima a un oggetto come questo. Non tanto perché l'app non riesce a farti avere quello che tu vuoi, vuoi sapere la temperatura bene, l'app, anche l'app te la dice, però lo scopo differente è quello di dare un frontman, un'anima, chiamiamola come volete, per far sì che il sensore sia più vicino alla persona che lo usa, più fruibile, più immediato, come la facilità di una conversazione, e quindi dare uno step maggiore all'introduzione di tutti questi sensori che piano piano stanno arrivando, come avevo mostrato prima, farli sembrare più vicini, user friendly, e quindi poi se le persone capiscono che non sono delle scatole nere che prendono dati e fanno uscire dati soltanto, ma che sono quindi intelligenti, affabili e che fanno che ti fanno conversare in maniera tranquilla su quello che tu vuoi sapere, niente di più, niente di meno, secondo noi c'è uno step da fare e si può molto 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 migliorare l'utilizzo di questi sensori. Cos'è importante a questo punto dire nel chatbot of things, quindi questo nuovo paradigma che abbiamo creato così, che unisce quindi il chatbot e l'internet of things? Arrivati a questo punto, noi siamo molto convinti che le sfide che qui vi illustrerò adesso possiamo vincerle, e soprattutto possiamo dare su tutti questi ambiti un grande vantaggio all'utente. Possiamo partire proprio dalla cosa più semplice e immediata, il data management. Parliamo quindi di sensori, oggetti che di loro norma inviano dati. Ogni sensore, ogni dispositivo IoT invia giornalmente molti 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 dati. E quindi l'utente che problemi ha? Il primo problema assolutamente è quello di capire quali sono i dati rilevanti, quali sono i dati non rilevanti, di gestire appunto questa mole di dati. Secondo voi l'utente ha voglia e tempo di star lì a analizzarli, gestirli e fare in modo che tutti i vari grafici che un'app può darti siano utili, funzionali al suo intento? Raramente, secondo noi, proprio perché troppi dati fanno sì che l'utente non capisca più quali sono i veri dati utili. Mentre un chatbot può aiutarti, perché? Perché nella piramide, diciamo, quella della conoscenza che parte dal dato, l'informazione, la conoscenza e la saggezza, se ti fermi a solo a livello dato, tu devi metterci tutta una conoscenza sopra per far sì che i dati ti diano l'informazione giusta e la conoscenza per prendere le decisioni che devi prendere. Un chatbot con un'intelligenza artificiale media è in grado di fare queste cose e quindi superi in un attimo dal livello dato al livello conoscenza. Perché? Perché se per esempio tu stai arrivando a casa e scrivi al tuo chatbot fammi trovare una temperatura confortevole, il tuo chatbot cosa fa? Analizza lui i dati e ti risponde in base alla temperatura esterna, può risponderti la temperatura che ti farò avere a casa è di 21,7 gradi, perché lui conosce la temperatura esterna, conosce i tuoi, diciamo, le tue preferenze dei giorni precedenti,
sa qual è l'ora del giorno, eccetera, eccetera, e può dirti con una buona confidenza che la temperatura giusta per te in quel momento, quando arriverai a casa, sarà 21,7 gradi. E fa tutto questo dandoti una risposta sensata che tu capisci, che tu accetti, e quindi arriverai a casa e troverai una temperatura giusta nel tuo termometro IoT, tranquilla, come tu preferisci. Mentre invece senza un chatbot avresti dovuto aprire la tua app, capire un attimo quale fosse la temperatura attuale in casa, fare i tuoi conteggi e sparare una temperatura a caso, più o meno non ricordando come tieni il termostato mediamente tutti i giorni. Quindi già questo secondo noi è un grandissimo vantaggio. Perché? Perché con i chatbot spesso le persone, abbiamo visto utilizzando il nostro Gardi in questi ultimi 2 mesi, tendono a fidarsi e quindi tendono a dar fiducia a queste tecnologie, perché capiscono che c'è un'intelligenza dietro artificiale, ovviamente, però c'è un'intelligenza. E fidandosi, quindi, se il chatbot fornisce loro delle risposte con cognizione di causa, l'utente non ha nulla da dire, quindi l'utente neanche chiederà qual è la temperatura attuale della mia casa, quanto ci metterà questa temperatura ad arrivare, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché sa che il chatbot ha fatto questi conti per lui e li ha fatti in maniera razionale. Il secondo punto è ovviamente il device and application management, ossia spesso questi sensori, tutti questi apparecchi, per gestirli bisogna capirli, bisogna fare in modo che la persona li conosca, ci perda tempo e si sporchi le mani per far sì che tutto funzioni. Essendo prodotti spesso e volentieri complicati, la curva di apprendimento è purtroppo alta. Con un chatbot si riesce ad abbassare notevolmente questa cosa. Perché? Perché basta chiedere al chatbot quello che si vuole gestire e il chatbot tranquillamente fa lui tutte le operazioni che gli si richiede. Se io chiedo che vengano spente, se abbiamo delle luci IoT, vengono spente delle luci, il chatbot da solo fa questa cosa e non si preoccupa di dirti no, devi fare questo, vuoi un comando diverso, specificami questo. Al limite ti dirà lui quale luci vuoi spegnere, e lui ti dirà quelle della sala, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure configurare il risparmio energetico, cose di questo tipo che ogni chatbot ti aiuterebbe a fare in maniera davvero, davvero semplice. Il terzo punto è molto, molto importante secondo noi: bridging data across platforms and services. Cosa significa? Farsi da collettore da più fonti di dati. Perché finora abbiamo parlato ad esempio di un dispositivo che uno ha in casa, ma se fra qualche anno ne avremo anche 8 in casa, o si installano 8 app, una per ogni vendor che si mette in casa, e poi si fa switch tra una e l'altra, non è il massimo della vita secondo noi. Non è il massimo della vita perché? Perché il tempo che si perde per fare tutta questa gestione fa sì che dopo qualche mese forse nessuno li usa più in maniera IoT, ma si ritorna alla vecchia maniera. Un chatbot invece questo problema secondo noi lo può risolvere molto bene, proprio perché si fa da collettore, quindi prende lui tutti i dati, si assume la responsabilità tramite API, tramite callback dei dati dal server del dispositivo che avete comprato al proprio server, e analizza lui i dati, si prende lui tutte le informazioni e può quindi fare da regista, quindi, per tutti questi dispositivi che uno ha. E non è una cosa da poco, perché se io chiedo di spegnere luci e accendermi il termostato e mettermi on l'antifurto, una cosa del genere, se devo farla senza un chatbot, quindi senza l'aiuto di un'intelligenza artificiale che è in grado di gestirmi tutti i dispositivi che ho sotto, diciamo l'esperienza d'uso tracolla se devo poi andare a fare uno per uno tutti i vari passaggi. In questo caso quindi il miglioramento secondo noi è abbastanza impattante. Il quarto punto: in un mondo in cui i sensori sono ad esempio
disponibili, search, e quindi aperti al pubblico, io con un chatbot posso vedere dove sono, posso interrogarli, posso ricercarli. Ad esempio, se ho delle stazioni meteo in giro, posso capire qual è la temperatura della stazione meteo più vicina, chiedere qual è quindi il dato, e Gardi mi risponde: attenzione, sta per arrivare una perturbazione, pioverà, eccetera, eccetera, eccetera. E, cioè, e quindi avere anche la possibilità di metterli in rete e avere con un chatbot un punto unico che ti fa da, da searcher, quindi ti fa da discover di tutte le varie informazioni che ci sono attorno a te. Il monitoring, dall'altro canto, è importante perché? Perché ti permette di sapere se ci sono problemi, difetti e quant'altro. Ad esempio, se un sensore, il tuo sensore che hai comprato per il rilevamento delle piante, rimane offline per 24 ore, eccetera, eccetera, il chatbot lo capisce, ti scrive un messaggio e tranquillamente ti dice: puoi controllare il tuo sensore perché forse si è scaricato, eccetera, eccetera, e c'è un problema ed è finito offline. In un attimo lo controlli e puoi gestire il sensore, il termostato se non funziona, eccetera, eccetera, e vedere subito in maniera spiegata, anche visto che il chat può anche perdere un po' più tempo a dirti: forse si è rotto questo, forse devi controllare quest'altro, e darti delle indicazioni un po' più puntuali senza farti smattire in pratica. Il settimo, il sesto punto è il cognitive burden. Cos'è? È il problema di imparare quello che c'è di nuovo ad ogni release, con ogni prodotto, e lo sforzo cognitivo che ognuno deve fare per adeguarsi a tutti i vari aggiornamenti. Normalmente, se c'è un aggiornamento, qualcosa di nuovo, l'utente cosa fa? È spiazzato, non sa cosa fare, non capisce dove sono le novità e qual è il gap che deve colmare, e risente della novità. Con un chatbot è molto semplice creare degli hint, quindi spendere due parole in più e spiegargli cosa è cambiato, cosa deve imparare di nuovo, cosa c'è bisogno, cosa non c'è bisogno, e quindi guidarlo in maniera più rilassata, meno stressante, quindi che sia meno a carico dell'utente e più a carico dell'intelligenza artificiale, che gli permetta quindi di essere adeguatamente istruito per colmare il gap che purtroppo siamo consci: non tutti sono esperti del settore, non tutti sono esperti di IoT, e tutti i vari cambiamenti che ci sono in questo mondo creano problemi sulle persone che non hanno questa esperienza e possono avere problemi quindi a dover gestire i propri prodotti aggiornamento dopo aggiornamento, novità con novità. Per ultimo è importante parlare dei configuration challenges, ossia se devo configurare il mio dispositivo, come posso farlo in maniera rapida? Ovviamente anche qui delego tutto al mio chatbot per far sì che io non debba capire quali sono le configurazioni di basso livello del mio prodotto, cosa è meglio fare per avere performance di un tipo rispetto ad un altro. Chiedo a lui quali sono le configurazioni migliori, mi privo di questo problema e finalmente ho un dispositivo configurato, funzionante, senza che io debba purtroppo sporcarmi le mani per tutti i dispositivi che ho accanto a me. Vinte queste sfide, a questo punto secondo noi si può passare a addirittura un nuovo qualcosa di più. Abbiamo parlato di IoT, ma potrebbe non bastare nel futuro, perché già si parla di IoE, Internet del tutto. Che cos'è? Abbiamo detto che questo è l'Internet delle cose, quindi abbiamo i nostri oggetti connessi. Perfetto. A breve, secondo noi, ma secondo anche chiunque, ci sarà l'Internet del tutto. Perché? Perché le cose saranno connesse e stanno già iniziando ad essere connesse, e piano piano avranno lo sviluppo che vi abbiamo mostrato. Però non bastano gli oggetti connessi. Perché? Perché avremo bisogno
dei dati, quindi disponibili e sempre connessi, sempre a disposizione, e quindi anche loro in rete raggiungibili dalle varie intelligenze artificiali. Questo è un altro aspetto, il secondo pilastro dei quattro che abbiamo. Il terzo pilastro siamo noi, people, quindi le persone che mettono a disposizione, quindi sono monitorate, sono controllate, quindi mettono la loro salute a servizio dell'intelligenza artificiale per monitorare e capire quali sono possibili problemi che stanno avendo, che avranno, eccetera, eccetera, e capire qual è il loro stato di salute. E i processi, ossia l'intelligenza artificiale, un regista posto al centro che gestisce questi tre pilastri che abbiamo visto, quindi chi fornisce i dati, quindi le cose, i dati stessi che vengono macinati dalle intelligenze artificiali e le persone che interagiscono in questo mondo e si mettono a disposizione fornendo i propri dati in primis per motivi di salute e quindi capire se stanno bene, se stanno male, eccetera, eccetera, in tempi molto molto più rapidi. In mezzo ci sono i processi. Quindi secondo noi fare in modo che i chatbot non partecipino a questo sviluppo, a questo nuovo mondo che sta nascendo, e quindi lasciare che ci siano solo delle app che si mettano al servizio dell'internet delle cose, lasciando il chatbot solo al mondo del customer relationship, senza fare sì che si partecipi a questa costruzione, che quindi il chatbot faccia parte di questo cerchio e sia un pilastro stesso dell'IoE, secondo noi è un errore che non andrebbe fatto, ma anzi questo è il momento giusto per entrarci e creare i propri chatbot, dare un'anima ai nostri oggetti e permettere che questo sviluppo accada. Gardi vi ringrazia, se volete chattate con lui. Sì. È vero che da un certo punto di vista gli oggetti smart entrano in modo pervasivo. Sì. Faccio un esempio: quando è diventato obbligatorio mettere i sensori sui caloriferi, sì, per la legge regionale, tutte le differenze del caso, però la quasi totalità di questi sistemi sono assolutamente chiusi, nel senso che in casa abbiamo tanti trasmettitori dei caloriferi, poi c'è il contatore della luce con le sue API chiuse, adesso quello del gas e così via. Il risultato è che per motivi vari non c'è tutta questa interoperabilità tra gli oggetti, e dall'altra parte è anche realistico che se io vado a interagire con questi oggetti e per esempio accendo e spengo il contatore della luce, quello che ho dentro al frigorifero, esatto, va male, esatto, la funzione, se lo faccio su tanti elementi simultaneamente probabilmente riesco anche a far saltare la centralina di media tensione e così via. Esatto. Quindi il passare soprattutto poi dal livello di vedere i dati e scoprire se uno è in casa o meno perché voglio andarci a rubare, a livello di attuatore, un conto se allago le piante, un altro è se apro tapparelli elettriche, cose del genere. Che, quindi c'è un primo livello di problemi su questo. La seconda cosa, mi è abbastanza chiaro che è in atto un ripensamento delle interfacce web e app mobile verso quelle conversazionali. Però il problema di dire, se io chiedo al mio chatbot che interfaccia dei dispositivi che sono nel mondo fisico e che a seconda di quello che fanno in modo esplicito o in modo meno consapevole, ma poi alla fine non irrilevante, su un'auto che è piena di dispositivi intelligenti e tutto il resto, qualunque cosa si comincia a reagire in modo inappropriato, la trasforma in qualcosa di pericoloso. A quel punto
il fatto che capisca correttamente e che non vada in uno dei tanti buchi neri che comunque esistono nel machine learning non è indifferente rispetto al mondo della conversazione con un CRM. Vedo moltiplicate questo genere di problemi. Se non capisce come ti chiami e fa tutt'altro, l'esperienza per l'utente normale che semplicemente invece di fare domanda secca, risposta secca, sta facendo quello che faccio io e chiede, caro maggiordomo, voglio sapere che temperatura mi consigli di mettere domani perché ho letto le previsioni del tempo che pioveranno. Cosa ne pensi? Ossia, ho formulato una tipica richiesta che do a una persona fatta di subordinate, di ipotesi, di scenario, eccetera. Quello lo interpreta, metti a zero la temperatura, io ho smesso di usarlo il giorno dopo. Cioè, non vedo tutta questa differenza tra il fatto di dire è importante il livello di intelligenza che metto nell'architettura del chatbot, componente di machine learning, componente di linguaggio naturale, componente di individuazione dei domini specifici, e nello scenario verso dei sistemi informativi, che sia un CRM o che siano altri, e verso dei sistemi estesi in cui ci sono degli oggetti dotati di sensori che sono più numerosi, pervasivi, ma che hanno la complessità di individuare uno spazio fisico e di avere altri problemi, perché spesso, per esempio, sul piano della sicurezza questi non sono fatti per essere aggiornati e quindi sono vulnerabili e diventano i frigoriferi lo strumento di un attacco di DOS, di una service. E quindi, insomma, tutto sommato, l'apertura non è scontata proprio perché la tecnologia è limitata. No, in mezzo, nello scenario futuribile, è chiaro che si vada verso un internet of everything, dove ci sono anche i robot, non solo i chatbot, perché sono quelli, e ci sarà tanta machine learning e così via, però è un percorso in cui gran parte degli oggetti tra l'altro parleranno tra di loro e poi in ultima istanza parleranno con delle persone. Infatti abbiamo visto ci sono i processi in mezzo che fanno da collettore, ma il problema, diciamo, è far sì che questa crescita sia graduale, e ovviamente, come dicevi, possiamo darci il tutto. Sì, certo. Come dicevi, fare sì che tutto sia fatto subito non è l'ottimo. Non è l'ottimo perché se io devo controllare la mia macchina, facciamo finta a una Tesla, quindi la macchina, diciamo, tecnologicamente più sulla bocca di tutti al momento, sicuramente non potrò fare cose pericolose. Potrò interrogarla, per esempio, per capire se è carica o non carica. Potrò fare tutta una serie di controlli, quindi interagire con il mio chatbot al momento su un mondo sicuro, safe, non posso quindi dirgli accelera e quella, diciamo, mi parte perché l'ho detto al chatbot. Questa è tutta una cosa che deve essere fatta in maniera graduale. Ovviamente il capitolo sicurezza è basilare, è fondamentale, non solo perché sappiamo che tutti questi oggetti stanno nascendo forse con non tanta cognizione di causa da questo punto di vista. E proprio perché sappiamo che c'è questa cosa, a maggior ragione bisogna adesso porre l'accento sul problema, quindi, della sicurezza, e soprattutto di capire qual è il dominio applicativo di quell'oggetto, capire a priori se può essere dannoso o meno incappare in uno di quei buchi neri, appunto, che dicevi tu, del machine learning, quindi del NLP, della comprensione del linguaggio. Fatta questa scrematura, si è in grado, appunto, di capire fino a dove posso spingermi con il chatbot e quindi fino a che punto la mia intelligenza artificiale è matura per gestire determinati problemi e quali sono i problemi che, per un motivo, per un altro, per motivi di sicurezza, di pericolosità delle persone che lo usano, eccetera, eccetera, non sono in grado nell'immediato di risolvere. Ma proprio perché non sono nell'immediato, proprio perché non posso subito risolvere
X problemi al posto degli Y, che invece risolvo in maniera facile, è proprio lì che devo insistere per far sì che ci sia una soluzione a un problema che, diciamo, non va però abbandonato. Ok, il machine learning ha dei buchi neri e quant'altro, ma grazie agli investimenti che abbiamo visto, eccetera, eccetera, è proprio lì che bisogna investire, altrimenti si fanno tutta una serie di funzionalità nuove, si creano prodotti, quindi si espande la base, ma le fondamenta su cui, diciamo, poggiano non sono così solide e poi rischia di cadere. Poi abbiamo visto il problema dell'auto che ha investito una persona di Uber qualche giorno fa. Poi ovviamente creare lo scandalo è facile, la fiducia delle persone cala, e se non ci sono step graduali proprio su un mondo così delicato, diciamo, fare il danno è troppo facile.